Però questa è una vergogna e questa vergogna io sarò qui tutti i giorni. Quando i varchi delle reti saranno aperti, il sindaco sarà qui per metterli in sicurezza chiamando le forze dell'ordine, la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri, non mi interessa. Io sono il sindaco, faccio un numero di telefono e qualcuno deve arrivare qua. Perché nel giardino fruibile, nel parco fruibile ci sono dei bambini, li abbiamo trovati, c'erano delle ragazze un po' più grandi, insomma adesso non lo so, non le ho identificate perché non ho questo, il mio ruolo non è identificare le persone, ma che se ne possono andare in giro tranquillamente, tra virgolette, all'interno di questo scempio. State attenti anche voi che rischiate di farvi male. Qui possiamo documentare che chiunque può entrare di giorno, vabbè, ma soprattutto di notte, e infilarsi dentro là e fare non lo so cosa. Sicuramente non viene qui a giocare a briscola o a fare altro tipo di attività ludiche. Quindi qui abbiamo già trovato negli anni passati, le forze dell'ordine hanno trovato della refurtiva, hanno trovato dei clandestini, mi dispiace per chi, a chi dà fastidio questa parola, clandestini, lo ripeto, perché quando arrivi in un paese dove non puoi arrivare, dove sei privo di documenti, dove non lavori, dove non sei in regola, dove non sei nessuno per la legge dello Stato italiano, sei un clandestino. E i clandestini vanno presi e rispediti da dove arrivano, ok? E meglio ancora, come stanno facendo in questi giorni il ministro degli interni, Matteo Salvini, è meglio se non attraccano in Italia con le navi, visto che battono anche le bandiere più disparate d'Europa, ma però è quell'Europa che si gira dall'altra parte. Noi non ci giriamo dall'altra parte, di fronte a questo scempio, è lo scempio che continueremo a vedere. Questo è un luogo in centro a Rovigo, è un luogo che noi abbiamo lavorato 2 anni per restituirlo alla città di Rovigo. Avevamo trovato i fondi, 13 milioni e mezzo, attraverso il bando di riqualificazione delle aree degradate. Abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno, era tutto pronto, poi qualcuno ha deciso di fare qualcos'altro.